La Procura di Como, pubblico ministero Massimo Astori, ha chiesto il processo per 15 indagati su 23 in totale della vicenda della polizia stradale. Gli altri 8, tra i quali l'ex comandante del corpo Patrizio Compostella, hanno invece scelto un accordo sulla pena con l'intenzione di patteggiare. Posizione che dovrà essere ratificata davanti al giudice in un'udienza che deve essere ancora fissata. Lo stesso giudice che dovrà anche vagliare la richiesta di rinvio a giudizio che la procura ha messo nero su bianco nelle scorse ore. 15 persone sono chiamate a rispondere di vari reati e a vario titolo, come il falso e l'abuso d'ufficio. Tra questi, l'ex vicecomandante della Polstrada, Giampiero Pisani, altri agenti e pure un uomo della polizia locale di Como, Davide Gaspa, all'epoca dei fatti commissario aggiunto responsabile dell'ufficio verbali dei vigili. Le accuse parlano di oltre 1.700 multe rilevate dal tutor in autostrada e non contestate, ma anche di una serie di contravvenzioni rimediate dagli agenti lungo via Italia Libera e fatte togliere con la scusa di motivi di servizio, che per la procura in realtà non sussistevano. Ma non mancano anche le accuse sull'uso oltre le regole e per motivi personali delle auto di servizio.